Mi sa che l'unica via per proseguire è salire in qualche modo. Quindi per adesso proseguiamo. Allora, qui c'è un rampino e da questa parte non si prosegue. Perfetto. Ecco qua. 1, 2 e vai. 1, 2, 3 e vai dall'altra parte. Ecco qua. Questi sono i tipi di enigmi, tra virgolette, parkour che mi piacciono. Non troppo complessi. Qua sicuramente devo usare la mia statua. Ovviamente. Ok, una da quella parte, una dall'altra. Allora, è molto più probabile che io devo andare già di là io e mettere la mia copia in quel punto lì. Noi rimaniamo qui. Uno di noi rimane qua, l'altro invece va a farsi un giro da questo lato. Ecco, fatto. Allora, vediamo. Spingiamo questo. Che mi ha aperto la porta. Ok. No, forse... ma lì c'è... Come la raggiungo quella? E che cos'è quella? È un'arma. Come ti raggiungo? Come vado da quella parte? A meno che il passaggio non sia questo qua sotto. Va bene, intanto apriamo questo forziere. Ok, una scarpa verde. No, sono più incuriosito dal sapere come raggiungere quell'arma. Proseguiamo per ora. Ci sarà modo probabilmente di arrivarci. Anche se ne dubito. Ne dubito perché adesso stiamo facendo già il giro. Allora, qui c'è un rampino. Eccoci qua. Qui c'è una porta chiusa e qui c'è un caccolone da tirare. Ok, qua è chiuso e invece di qua si prosegue. Eccoci qua. Spero di non averla persa quell'arma a questo punto. Ma qui è chiuso. Ah, perché devi girarlo giustamente. Questo vuol dire che il caccolone è da queste parti. E infatti è là. Ah, però si può girare lo stesso. Proviamo. Ok, di là è chiuso. Quindi vuol dire che questo è quello giusto. Va bene, così possiamo proseguire almeno. Eccoci qua. Ed entriamo nel portone. Ovviamente. Guarda, era palese che qua avremmo fatto a botte. Un altro Digimon brutto. Sì. Allora, calmi tutti. 1 e 2. Ah. Peccato. Preso. Preso anche a te. Tra poco ce l'avrai la collera, non ti preoccupare. Ah, maledizione. Ecco fatto. Oh, aspetta. Oggetto. Scusami, mi ero distratto dall'oggetto e non ti ho dato il colpo finale. Ah, bene. Non era neanche finita. Non è giusto più un cavallo. Becca di questo. Diamoci una curata. Preso. Diamoci una bevuta. Maledizione. Usiamo anche lo scudo. Vieni qui. Non vedo. Può essere un problema se sono incastrato nell'angolo, eh? Ecco fatto.
Ecco qua, crepato. Oggetto blu, oggetto blu, vieni qua. Ah, stronzo. Ecco fatto. Altro oggetto blu, grazie. Come saliamo di sopra noi? Caccolone, grazie. Allora, calmi tutti. Prima di tutto, abbiamo trovato degli oggetti. Questa gonnellina è meglio di quella che ho. E sono cambiati di nuovo solo i colori. Questi braccialetti fanno più schifo di quelli che ho. Scarpine non ne parliamo. E la collanina, peggio che peggio. Questa non possiamo potenziarla per il momento perché dobbiamo rivenderla. Quindi teniamo tutto da parte. Allora, devo fare esplodere questo. Beccati questo. Ah, ok, questo esplode al contatto, non è quella a tempo, peccato. Di là si può andare? Ne dubito. Di qua però possiamo proseguire e c'è un forziere che spero abbia... Guarda, voglio sperarlo, un oggetto viola. Apriti. No, soldi, fantastico. Ed ecco là il serpentone che è appena passato. E qua dentro ci sarà la chiave, molto probabilmente. Sotto non mi sembra ci sia nulla. Ah, ci è proprio passato sopra. Tieni la chiave, grazie. Sembrava tanto scena da cutscene. Prendevi la chiave, il serpentone ti slanciava via con una codata. Ok, ma io... aspetta. Non posso aprirlo se quello esplode al contatto. E poi non potrei passare la porta. Perché stavo pensando, prendo la caccola e la lancio sul cristallo, ma... Uno, quello esplode a contatto. Due, non posso aprire la porta se c'ho in mano quell'oggetto. Peccato, peccato. Di qua è ancora chiuso. E di lì è da dove siamo venuti, quindi bisogna proseguire da qua. Che tra l'altro, guardando un attimo la mappa, forse il passaggio per arrivare a questo forziere viene dall'alto e non dal basso. Va bene. Lo scopriremo solo giocando, allora. Eccoci arrivati. E fammi passare. Gnomete, è buona questa chiave, grazie. Ah, ok, pensavo che era tutta zona da arrampicarsi. Invece sono solo... Ecco, sono solo tombe. E guarda un po' cosa ho trovato dentro una scatola. Uno, una pozione che mi serve. Un'altra pagina del libro dei morti. Gliene portiamo due direttamente a Vulgrim, allora. Altra pozione, grazie. Che contro quei cosoni grossi prima ne ho consumate anche troppe. Altra pozione, fantastico. Parkour sui muri? Sì, parkour sui muri, va bene. Allora, nulla tanto è peggio di fare quella roba a tempo dell'altra volta. Ecco qua. Che cavolo è? Ah! Oddio! Ho sentito tutto tremare, ho detto che cavolo è successo? Ho rotto tutta la roba che c'era in giro. Gli stivali ombra di morte. Forgiati nelle cripte più buie dell'inferno da abili demoni artigiani. Gli stivali ombra di morte trasmettono gli oscuri poteri della magia a colui che li indossa, potenziando le abilità arcane e migliorando l'efficacia dell'energia collera. La madonna! Corazza ombra di morte. Guanti ombra di morte, spalle ombra di morte e basta. Cioè, ecco perché io distruggo sempre tutti gli oggetti che trovo, porca puttana. Si nasconde sempre qualche cagata, tant'è che anche là sopra sembra nascondersi qualcosa. Ora indossiamo il vestito nuovo, non vi preoccupate. Tra l'altro lì c'è un simbolo di quelli che mi sembra ricordare siano pericolo. Torniamo un attimo indietro e apriamo questo forziere. Vediamo. Ok, un'altra corazza blu. Che probabilmente sarà inutile perché abbiamo appena trovato la corazza bella. E anzi, invece vedrai che questa corazza nuova è quella più brutta delle due. Ci abbassa di un po' la difesa, però aumenta l'arcano e i danni arcano. Di un bel po' ci abbassa la difesa. Allora, c'è da dire che sicuramente esteticamente è molto bella. Molto bella, soprattutto i gambali, mi piacciono, e anche i guanti. Ma non ne vale la pena. Nonostante quel danno arcano 21% non sia male.
Però questo aumenta già i danni da critico arcano e ci diminuisce il costo di collera, quindi... Tanto sono uguali, è cambiato solo la skin. Vorrei trovare un venditore. Vorrei trovare un venditore per vendere tutta la mia roba. Allora, prima di tutto, scendere là sotto, a cosa mi porta? Vorrei saperlo. Vediamo se lo scopriamo. Allora, scendere qua sotto è implausibile al momento. No, si può scendere, perfetto. Allora, ci sono due pedane. Una apre il cancello. L'altra invece che cosa fa? Apre il cancello da questa parte. Ok, forse ho più o meno capito già il trucco. Dobbiamo lasciare questa. Uno di noi deve andare sopra. Anche se... no, non possiamo usare il nostro corpo vero. Invece sì, che scemo. Ah, tra l'altro qua se vieni chiuso... Allora, fermi tutti. Ho già capito il barbatrucco. Dopo l'altra volta con questo giochino qua... Ecco fatto, allora. Uno di noi, ovvero il corpo originale, salta qua sopra. Uno di noi, ombra, apre il cancello. L'altro di noi, ombra, si tira dentro la statua. Passiamo all'altro, apriamo l'altro cancello. Ecco fatto, dov'è? Eccoti qui. E spostiamo il corpo originale al di fuori di questo. Vediamo. Quello apre il cancello. Ok. Dun, 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 dun. Che però si chiude. Ok, iniziamo un attimo. Ecco, a tornare nel corpo originale. Ah, ok, questa cosa ha un peso allora. Sembrava solo fluttuante, non avesse consistenza. Ok, siamo ritornati qui. A quale scopo? Per il caccolone. Ok. Vediamo se riesco già a fare il lancio senza dover salire là sopra. Ecco fatto. Ora che questo qui è attivo, a cosa mi serve? È un ascensore? È un ascensore. Ok. Proprio nelle profondità stiamo scendendo. Ottimo. Non potevamo buttarci dentro con un salto. No, 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 no. Vabbè che è ovvio che questo ci serviva, per carità, però... Ok. Ah, siamo di nuovo all'entrata. Da quanto tempo? E quindi quell'arma l'abbiamo salutata, immagino. Tant'è che ti direi che io tornerei indietro. Tornerei un attimo indietro, sperando che non si resetti il tutto, e venderei la mia arma. Tra l'altro abbiamo un bel po' di monete, eh. 66466. Quel 4 lì mi urta. Vorrei avere 200 monete in più. Allora, ci equipaggiamo una falce brutta. Queste due sono bellissime di estetica. Certo, l'estetica non vale il costo. Vendiamo le mie falci. Ricompriamo le mie falci. Io veramente non capisco i costi di questo gioco. Non riesco a capirli. Sono altissimi. E anche se non spendi soldi per niente, comunque non ci arrivi ad arrivare a queste somme. Riequipaggiamo le nostre falci. Le potenziamo. Aumentata la forza, aumentati i danni. Esperienza 3% o difesa? Esperienza 3%. Se me l'aumenta però. Perfetto. Se possiamo aumentare questa cosa dell'esperienza, allora forse riusciamo a giostrarci un attimo in qualche modo abbastanza interessante. Tra l'altro, fammi un attimo vedere l'amico qui. Io comprerei tutti gli addestramenti. Prenderei tutti i potenziamenti nell'evenienza che usiamo altre armi. Però anche è vero che magari potrei tenerli da parte e usarli quando ci serviranno. Però per esempio questa la compriamo. Anche questa, dai. Ok, per fortuna questo è ancora qui.
E finalmente questa porta che sembrava impenetrabile è finalmente aperta. E qua ci sarà sicuramente qualcosa di grosso che vorrà farmi del male. Ed eccoci qui. Qua ci sarà qualcosa di grosso che vorrà farmi del male. E ho paura sarà uno scontro aereo. Lui che vola e io che gli devo sparare. Oh, invece no. È Cthulhu. L'ospite gemente. Ah, ma i serpentoni sono ancora lì che girano. Ok, con calma. Beccati questo. Ok. Ho il cattivo presentimento. Ok, invece no. Prima di tutto facciamoci lo scudo. Stavo per dire, ho il cattivo presentimento che lo stronzo qui... Ah, ondate di morti. Avrà un sacco di difesa, invece sorprendentemente no. Sorprendentemente l'abbiamo ferito abbastanza velocemente, quindi anche sti scheletri non sono un problema. Li uccidi quasi con un colpo. Eccoti di nuovo qua, sono da questa parte, amico. E dai! Ok, fermati. Ok, la faccia mi va bene uguale. Ok, beccato. Venga più cerchio. Di già, l'abbiamo già ucciso. A noi gli abbiamo tolto la maschera. Sì, che brutto che sei. Stavi meglio con la maschera, fatelo dire. E no, l'abbiamo offeso, e dai. Che brutte persone che siamo. Aia! I vermoni! Ma mi chiedo se anche i vermoni li devo combattere o no. Ecco fatto, quello era l'ultimo. Ora lui riappare. Ehi Franco, sono qui. Che è successo? Non vedo. Ah, sta evocando i serpentoni. Beccato in pieno. Morto? Sì. Ma mi chiedo se non gli avessimo tolto la maschera
se sarebbe finita esattamente così. Ovviamente scena di combattimento che non si vede. E morte trionfante. Un'altra volta. Varder Shgrashmet. Forgiato con materiali provenienti dai regni dell'aldilà, assemblati nel nome della magia nera, questo martello pulsa di una misteriosa angoscia residua. È temuto non solo per la sua potenza, ma anche per i suoi legami con il culto oscuro e misterioso. Nuova campagna alla forgia abissale. Sì, grazie. Dai, potenziamo la falce allora. Beccati questo. Un bel po' di danno, un bel po' di difesa, forza aumentata, danni a colpo critico sempre 50% e esperienza sempre 3%. Ok, allora aumentiamo la difesa, aumentiamo ciò che è utile. Se non aumenta quello che ci serve, allora non si tocca. E via, verso una nuova avventura. Cavalieri, mi hai forse chiamato? Ah, sei padre tu! Corvo, io sono colui che cerchi. E dove potrei essere? Se non nella città di... Beh, certo, giustamente. Vuoi fare una domanda? O startene lì come se avessi visto un fantasma? Beh, lo sei. Dimmi come si arriva al Pozzo delle Anime. Il Pozzo delle Anime è un luogo di potere inimmaginabile. Chiave della vita e della morte. Della creazione stessa. C'è una katana lì per terra. È per questo che il pozzo ha una sua chiave, che è stata divisa molto tempo fa. Guarda caso, hanno una metà e i demoni l'altra. Le due parti non si incontreranno mai. A meno che tu non voglia davvero salvare tuo fratello. Che è quello che voglio. E l'assalto alla città bianca. Ne sono più che sicuro. Ma non è necessario. Gli angeli hanno altri regni oltre la città bianca e anche i demoni oltre il loro regno oscuro. Capirei tutto quando raggiungerai l'albero. Ottimo. Ci sono già stato, padre Corvo. Ciò nonostante, dovrai trovare di nuovo l'albero e andare dovunque ti porterà. Absalom è vivo. Absalom è vivo. La sua furia e la sua agonia si diffondono come la corruzione. Distruggerà i frutti del creato per annientare l'equilibrio. Ho ucciso Absalom una volta, padre Corvo. Se tornassi indietro, lo risparmierei. Dubito che ti riserverebbe la stessa cortesia. Fa rinascere l'umanità. Come posso sanare l'umanità? Il pozzo delle anime. È da lì che ha inizio ogni forma di vita, dove le anime dei morti nascono a vita nuova. In teoria... Ho ucciso la bestia che infestava questo luogo. Ho liberato le anime dell'umanità. E in altri tempi ciò sarebbe bastato. Ma qualcosa trae forza dal pozzo, lasciando il vuoto, là dove un tempo c'era vita. Che sarà Absalom, sicuramente. Le anime che hai liberato troveranno solo altri tormenti. Allora non c'è più speranza. L'umanità è perduta. Già. Non è così. Anche ora porti con te il potere di ripristinare il pozzo. Dentro il coso nel petto? Se sacrifichi le loro anime, sì. Solo loro hanno il potere di disfare ciò che è stato fatto. In teoria però sappiamo che tutto questo è inutile, perché poi, alla fine del gioco di Darksiders 1, lui richiama i fratelli, ma l'umanità è ancora dispersa, quindi... Dunque devo sacrificare i Nephilim, la mia gente, per salvare l'umanità. L'hai già uccisi. Sono morti per tua stessa mano. Quel talismano spezzato è tutto ciò che ne rimane. Li vorresti abbandonare al tormento eterno in quella gabbia sul tuo petto? Che tu mi hai messo! Torna all'albero della morte. Va bene. Allora torniamo indietro.